Buonasera e benvenuti alla ottava puntata dei Sette Peccati Capitali. E sì, qualcosa non torna perché abbiamo parlato dei Sette Peccati Capitali e sono finiti. Oggi ci siamo interrogati su come approfondire qualcosa che possa fare bene alle nostre città. Ne parleremo con i conduttori che, come avete visto, anche stasera per motivi di forza maggiore non possono essere qui, ma intanto li salutiamo e salutiamo Emanuela Verrone e Giuseppe Strazzera in collegamento dalle loro abitazioni. Buonasera Paolo, buonasera a tutti. Allora, la vostra è una quarantena preventiva e quindi vi costringe a non essere presenti qui presso i nostri studi. E speriamo quindi che la prossima settimana riuscirete a venire. Ma intanto di cosa parleremo questa sera? Allora Paolo, dopo avervi presentato i sette peccati capitali, quindi per ogni vizio capitale abbiamo associato un tema, questa sera cerchiamo di essere propositivi e quindi andremo a parlare di un tema del quale si sta parlando molto, soprattutto dopo la pandemia, che è la città dei 15 minuti. Esatto Giuseppe, era il 1994 quando il fisico Cesare Marchetti pubblicò questo studio nel quale ha dimostrato che ognuno di noi, per compiere quelli che sono gli spostamenti essenziali della propria vita, è disposto a spendere un preciso arco di tempo, una costante temporale che prende poi il nome di costante Marchetti e che è alla base del nuovo modello teorizzato della città dei 15 minuti. Ne parliamo questa sera con una giovane urban planner, nonché architetto, nonché compagna di avventure all'interno dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Sara Ferraro. Buonasera Sara. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Buonasera. Grazie a te, a noi dispiace tantissimo di non essere lì, ma sei in compagnia del nostro Paolo Leccese, quindi poteva andarti peggio, dai, diciamo. No, poteva andarti peggio? Come, non ho capito. No, dico, poteva andarti anche peggio. Poteva dai, andare Paolo, peggio, ok. No, avevo capito, non poteva andarti peggio, vedi questa connessione, questa scala. L'ho detta con l'esatto contrario. Allora, iniziamo comunque perché ci abbiamo tante cose di cui parlare. Spiegaci tu, Sara, tu che sei una professionista, chiaramente esponici un po' a questo modello che sembra stia iniziando a prendere piede, insomma, cos'è la città dei 15 minuti? Assolutamente, la città dei 15 minuti diciamo che è un modello che è stato suggerito da Carlos Moreno, quindi un professore della Sorbona di Parigi, in cui si propone una riqualificazione, un ripensare dell'impostazione della città attraverso quelli che sono i servizi di prossimità, quindi quelli che sono il concetto di spostamento con mezzi pubblici, il concetto di arrivare ai servizi relativi alla salute, ai servizi relativi al commercio di vicinato, l'istruzione sia per quanto riguarda l'istruzione primaria che secondaria, lo sport, quindi lo svago, il tempo libero e i servizi dedicati alla cultura. Tutto questo ovviamente collegato attraverso la mobilità sostenibile, quindi attraverso un collegamento entro i 15 minuti a piedi o in bicicletta. Quindi tutto questo ovviamente va anche ad aumentare, diciamo, la qualità da un punto di vista ambientale di questa città. Ok, Sara, secondo te possiamo dire che la città dei 15 minuti è un po' l'upgrade di quella che abbiamo trattato anche lo scorso anno, nota come Smart Cities, cioè le due cose sono collegate o sono due concetti diversi? Spieghiamolo anche ai telespettatori. Assolutamente, diciamo che i concetti non sono lo stesso concetto ma in qualche modo viaggiano sullo stesso binario, perché appunto la Smart City cerca in qualche modo di aumentare la qualità delle città attraverso l'ausilio di mezzi tecnologici, quindi la mappatura dei servizi, l'intervista di quelli che sono i fruitori, quindi dei bisogni di chi abita effettivamente la città, e i servizi di prossimità, quindi la città in 15 minuti vanno di pari passo con questa Smart Cities. Ecco, vediamo adesso insieme questo contributo nel quale sono tracciati i principi guida generali, insomma, della città dei 15 minuti, spiegati proprio dal professor Carlos Moreno. We need to rethink cities around the four guiding principles that are the key building blocks of the 15-minute city. First, ecology for a green and sustainable city. Second, proximity
to live with reduced distance to other activities. Third, solidarity, to create links between people. Finally, participation should actively involve citizens in the transformation of their neighborhood. Ecco, in quest'ottica, noi nelle puntate precedenti abbiamo parlato anche di scuola e di sport e in entrambe quelle occasioni abbiamo citato il modello del Civic Center. Tu pensi che possa essere uno degli elementi, diciamo, costitutivi della città dei 15 minuti? Ci possa essere un qualcosa che funziona ed eventualmente a cos'altro andrebbe accompagnato? Guarda, assolutamente. Diciamo che il Civic Center è un modello, ecco, non possiamo prenderlo come riferimento per quanto riguarda la parte più architettonica, però sicuramente riuscire ad avere una concentrazione di servizi all'interno della città che possa quindi andare a prendere una fascia di popolazione dalla più piccola alla più grande, ovviamente è un valore aggiunto rispetto a questa città dei 15 minuti. Sicuramente non è l'unico modello da poter tenere in considerazione, appunto perché questi servizi di cui parlavamo prima dovrebbero essere in qualche modo dislocati all'interno dell'area, ovviamente all'interno di questo raggio di cui parlavamo prima, però non concentrati in un unico posto, come per esempio possiamo dire il centro commerciale, ecco, non è quello il modello da prendere come riferimento, deve essere comunque una grande varietà di servizi in un raggio di 15 minuti appunto, ma non per forza concentrati tutti nello stesso punto. Ecco Sara, okay. Ci sono già delle amministrazioni o delle città italiane o magari delle città europee che hanno iniziato a ripensare urbanisticamente verso la città dei 15 minuti e anche un focus su Roma, secondo te a che punto siamo? Allora, assolutamente. La città di Parigi, diciamo, è quella da cui è partito un po' tutto quanto, appunto come diciamo prima con Carlos Moreno, e l'amministrazione attuale della città di Parigi appunto sta promuovendo il suo programma proprio sulla base di questa città in 15 minuti. Quindi attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico, attraverso la delocalizzazione di alcuni servizi che dalla parte più centrale della città vanno verso le periferie per servire quindi una vasta area di urbanizzato, e ovviamente l'implementazione di quelle che sono le piste ciclabili, quindi con un'idea appunto di avere una mobilità sostenibile molto implementata. Per quanto riguarda l'Italia, fanno da apripista, diciamo, Bologna e Milano. Bologna è da sempre molto concentrata su questa analisi di quelli che sono i bisogni della popolazione attraverso appunto servizi smart, mappatura delle attività commerciali, mappatura di quelli che sono effettivamente i bisogni e anche gli stati d'animo, diciamo, della popolazione, le richieste. Mentre per quanto riguarda Milano, Milano ha ottenuto diversi finanziamenti anche in ambito privato e pubblico, quindi sta facendo molte riqualificazioni dello spazio pubblico e mirando appunto a questa implementazione della città in 15 minuti, andando a riqualificare anche la periferia. Quindi cercando, diciamo, in qualche modo di avere una mixité, non soltanto un quartiere residenziale o commerciale, ma un tutt'uno. Quindi Sara, pensi che a Roma ci siano delle possibilità? Perché quando sento Bologna e Milano e non hai citato Roma, sono rimasto un po' deluso. Guarda, a Roma secondo me tra tutti i problemi che potremmo elencare in realtà ce n'è solo uno fondamentalmente che blocca questa riqualificazione, che è un po' il dire ma Roma è diversa dalle altre città. Assolutamente ogni città è diversa dalle altre, ogni città ha i suoi pro e i suoi contro, però secondo me a Roma ci sono tantissime potenzialità che non sono purtroppo al momento sfruttate, basti pensare a molti spazi abbandonati sia aperti che chiusi, e quelle diciamo che potrebbero essere i punti invece di riferimento sul quale concentrare queste ricerche e andare a riqualificare le aree urbane per cercare appunto di dislocare questi servizi anche sulla base appunto della mobilità sostenibile, quindi un focus prima ancora del servizio di prossimità dovrebbe essere la riqualificazione delle strade, la riqualificazione del mezzo pubblico, solo allora appunto si potrebbe parlare di una rigenerazione effettiva.
Va bene, quindi insomma non sarà brevissimo, immagino che possiamo anche noi vantarci di questo primato. Ragazzi, penso di no. Ragazzi, il tempo a nostra disposizione è terminata la stagione, quindi noi ci daremo comunque un appuntamento a venerdì prossimo, daremo appuntamento a tutti voi che ci state seguendo venerdì prossimo per salutarci alle 22.30, parleremo comunque di argomenti interessanti che ci avete chiesto proprio voi di approfondire e poi ci saluteremo definitivamente dandoci l'appuntamento alla prossima stagione. Intanto grazie Giuseppe ed Emanuela di esservi collegati a distanza e di aver dato il vostro prezioso contributo anche per quest'anno su questa nuova rubrica che ha riscosso tanto successo. Grazie. Grazie Paolo anche a te per averci sostituito in queste due puntate, averci permesso di farne 8 e aver creduto in questa avventura anche che era quella di trattare Roma in un certo modo, ma io devo ringraziare anche Emanuela che è stata una new entry fantastica e ha dimostrato quello che è il suo valore, del quale non avevo il minimo dubbio. Assolutamente, assolutamente. Grazie ragazzi, buonanotte a voi e grazie. Perché noi non l'abbiamo vista, salutacela tanto. D'accordo. Sara, grazie anche per il tuo prezioso contributo. Grazie a io voi. Do la buonanotte a tutti voi e vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 22.30 sempre su Lazio TV.